platea, ma raga, che cazzo è? Per questo che non posso essere un trapper, che cazzo dice platea? In realtà è partito tutto da un concerto di Cosmo e da lì avevo capito che mi piaceva molto di più un certo tipo di evento in cui il pubblico fosse molto più coinvolto, fosse molto più divertito e ci fosse molta più energia comunque nella platea. Quindi diciamo che tutto è partito dall'idea di fare dei live molto più energetici, molto più spinti. Io adesso quando vado live voglio proprio che la gente si muova il più possibile, che salti, che balli e soprattutto non voglio essere il centro dell'esibizione, nel senso non voglio che la gente debba far silenzio, debba guardarmi, debba ascoltare tutte le parole che dico, voglio che ci sia più che tutto la musica, il ritmo e le mie parole siano la possibilità poi di cantare, che ci siano dei cori, ma la trap ha influito più che tutto sul modo di vedere la base, il modo di vedere il producer. Coproduco tutti i pezzi con Max, che è un producer molto bravo della mia zona, e diciamo che con lui lavoro il più possibile a rendere un sound di ogni pezzo, nonostante parta da un contesto cantautorale, il più possibile contemporaneo. Diciamo che è il pezzo mio che si avvicina per primo di più alla, in alcune cose, alla trap, che si avvicina ai giovani, questo nel senso, in realtà non mi pongo questo problema dal momento che io sono giovane, quindi spero comunque sempre di parlare più che tutti i miei coetanei. Mi rivolgo sempre a chi può essere me tra gli ascoltatori alla fine. Forze del Ma, secondo me, da un certo punto di vista è un pochettino più estremo in alcune cose dell'arrangiamento. Per la prima volta ho fatto delle scelte più particolari, più nuove sul testo. Ci sono delle parole tagliate che comunque è un classico della trap. Sì, quindi cerco in realtà di raggiungere nuove persone con questo pezzo, che però non vuol dire di giovani, penso che ci fossero già con altri pezzi nel mio piccolo, stiamo sempre parlando di un contesto piccolo. E comunque diciamo che la forza della trap è che secondo me ha un linguaggio diretto ed è molto più spontaneo per i giovani di oggi, cioè la musica di prima si basava su dei principi, era molto ideale, molto idealista, mentre invece la trap è più materialista, che è una cosa che viene vista solamente in negativo. Però comunque secondo me va a toccare dei temi che sono subito diretti per noi ragazzi. E non sono un trapper innanzitutto, però ci sono tanti lati della trap che mi stanno stimolando a muovermi verso questo genere, in parte sempre mantenendo la radice cantautorale però. Oh ma sono preso, non mi distra, sto battendo questo bosco, sconfiggendo forze del mare.